Lo dicono tutti gli studi, diciamo, del settore. La liquidità non è un problema per un comune che materialmente non paga quelli che sono le opere pubbliche realizzate 2 anni prima. Non ci prendiamo in giro con le difficoltà di cassa. I comuni italiani, alcuni hanno qualche difficoltà di cassa, altri hanno problemi strutturali. Col taglio di 18 milioni di euro operato dalla finanziaria, non sarà un problema ulteriore di difficoltà di cassa, sarà una diminuzione delle risorse a disposizione dei cittadini. E i cittadini sanno chi ringraziare, perché non è che le cose avvengono perché il destino è cinico e baro. Sebi Romeo, concludiamo, eh? Sì, no, tra le altre cose, Pochi no, minuti, in Sebi, questi 9 anni di malgoverno la spesa corrente è aumentata in maniera esponenziale, sono stati gonfiati i residui fino ad arrivare al livello di Roma, il Comune di Reggio ha i residui attivi falsi come i residui attivi falsi del Comune di Roma e quindi su questo la barzelletta della crisi di liquidità decade, è semmai l'indice di una criticità strutturale che peraltro era risaltata fuori dal modello allegato ai parametri di deficitarietà che poi sono stati falsati, allegati e mandati insomma, un po' in maniera anonima, ma su questo è inutile tediare gli spettatori, i telespettatori l'abbiamo fatto già. Il nostro candidato secondo me dovrà essere interprete di una linea politica che risponde a una esigenza di rispondere alla città. Questa città è una città che protesta, che urla. Urlano i dipendenti delle società miste che non sono pagati e sono pagati con ritardo. E allora il Partito Democratico dice stipendi certi e in tempi assicurati ai dipendenti delle miste. I costruttori edili hanno purtroppo dovuto subire l'onta e il danno economico di interessi quasi usurari da parte del sistema bancario, non dovuti alle dichiarazioni dei politici, dottoressa Malara, perché altrimenti che vada in banca un imprenditore edile con la dichiarazione del politico oggi più in auge in Calabria, l'onorevole Scopelliti, e si faccia finanziare un progetto, troverà una risata. Terzo fatto, rispondere ai precari che non sono stati stabilizzati. La provincia di Reggio, il centrosinistra, il presidente Morabito hanno stabilizzato i precari. Nel comune abbiamo ancora 130 precari, abbiamo creato altri precari con un modello, tipo quello che ama Reggio, che poi sotto c'è una delle tante truffe di questa amministrazione che vedremo nei prossimi mesi. E poi un'altra cosa, tornare al decoro. La città bella e gentile, policentrica per davvero, con le deleghe, con l'attenzione ai bisogni del territorio. Quindi via gli slogan, la concretezza. E anziché un modello che poi è quello, noi abbiamo avuto il modello Scopelliti, cioè l'utilizzazione delle risorse pubbliche per la carriera e i benefici di pochi, noi vorremmo invece una Reggio modello. Benissimo, siamo proprio a filo, io vi ringrazio, non riesco neanche a salutarvi uno per uno, grazie comunque per essere stati qui. E, appuntamento ai nostri telespettatori a mercoledì prossimo, buonanotte. Questa trasmissione è stata presentata da...